Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 22 settembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti dal 7 al 9. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti e altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Il Vangelo di oggi ci fa conoscere un personaggio politico del tempo di Gesù, il tetrarca Erode. Detto Antipa, figlio di Erode il Grande e della sua quarta moglie, la Samaritana Maltace. Erode Antipa governò come tetrarca della Galilea e della Perea dal 4 a.C. fino al 39 d.C. Quindi i Vangeli lo citano più volte perché è lui che prima fece arrestare e uccidere Giovanni Battista, come è citato in questo testo, e poi incontrò anche Gesù durante la sua passione, in occasione di uno dei diversi processi a cui Gesù è stato sottoposto durante la sua passione. In questo breve testo del Vangelo, Erode appare alla ricerca di Gesù e Luca, l'autore del testo, ce lo propone proprio come protagonista. Dico questo perché in ogni frase di questo breve testo tutto viene riferito a lui. Prima è scritto che non sapeva che cosa pensare. Poi c'è un riferimento tra lui e quello che dice la folla. Poi lui e quello che dice lui stesso. Ecco, quindi, e poi lui e il suo desiderio di mettersi in ricerca. Quindi, diciamo che questo personaggio diventa un po' il protagonista di questo testo della liturgia di oggi. La ricerca di Erode parte da ciò che sentiva dire in giro su Gesù e che cosa diciamo lo intrigava era il fatto che questo Gesù sia in qualche modo in relazione, almeno stando a quello che lui sente in giro, con il profeta Giovanni. Qui Erode non solo è confuso perché appunto è scritto non sa che cosa pensare, ma anche la gente è confusa perché parla di una possibile risurrezione di un antico profeta, si cita Elia, ma e poi si cita Giovanni. Questo Giovanni, no, che noi sappiamo essere un profeta molto amato dal popolo, no, che predicava un battesimo di conversione in vista del ritorno del Messia e che Erode lo fa, appunto, lo prende, lo cattura e poi lo fa decapitare. In questo testo Erode stesso è confuso, ma un fatto chiaro ce l'ha. Giovanni l'ho fatto decapitare io, lo dice chiaramente. Erode quindi appare confuso, ma in questa confusione noi leggiamo anche una forte inquietudine. Sembra quasi tormentato dalla sua coscienza, perché Giovanni, questo grande profeta, appunto amato dal popolo, era stato ucciso per suo comando, come sappiamo, nel corso di un banchetto, come ostentazione di un suo potere che di fatto era inesistente, perché era totalmente in mano alla sua concubina, no? Come sappiamo. L'incubo di questo Giovanni decapitato per Erode non era finito, né intorno a lui e né dentro di lui. Qui è evidente, perfino ora che la gente acclama un altro profeta. Il nome di Giovanni era ancora sulla bocca e nel cuore del popolo. Troppo spesso anche noi come Erode, no? Quando sentiamo riemergere il rimorso, una specie di rimorso delle cattive azioni che facciamo, troviamo sempre la prova che ci giustifica la fine di quel male. Invece ci accorgiamo che la voce della coscienza ci inquieta.
e ci propone sempre la possibilità di tornare a prendere coscienza di quel male fatto, di riattivare le condizioni del rimorso per ricercare la pace. Il male commesso non sparisce, e non sparisce perché lo dichiariamo noi eliminato, oppure perché non vediamo più quella persona che ci dà fastidio. Magari quella persona vive lontano, non c'è più, però il male che hai commesso contro quella persona ti resta dentro e spesso resta anche fuori perché ne restano le conseguenze, le incomprensioni, le inquietudini. Una risposta della coscienza che si trova di fronte al male commesso può essere la preghiera. Ce lo insegna la Bibbia, no? Ce lo insegna la Bibbia. Quando ci fa pregare con le parole del Salmo 50, pietà di me, oh Dio, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Sono le parole scritte dal re Davide che prega nella coscienza lucida anche lui del suo peccato, ripete queste parole nel segreto della sua coscienza finché non ottiene il perdono e la pace. Ecco, Erode qui in questo testo non prega. E ancora in questa inquietudine non sa che cosa fare e non sa come avere pace, ma cerca di vedere Gesù. E oggi queste parole del Vangelo, queste righe del Vangelo ci illuminano la mente e il cuore per farci contemplare questo stato di inquietudine profonda in cui ci si trova quando non si ha pace dentro di sé. Ma nello stesso tempo questo testo ci dona anche una buona notizia, però. Perché? Perché ci insegna che quando la coscienza è inquieta, invece di avere paura e di chiuderci, possiamo, uscire fuori da questa inquietudine aprendo un varco di luce, sia con una via, no, di pentimento, di perdono e di pace, come ha fatto il re Davide. Ma qui anche come tenta di fare Erode, cioè cercare di trovare una soluzione, no? Cercava di vedere Gesù. Può essere, diciamo, una strada che Erode si apre interiormente. Sappiamo che poi dopo Erode approda a questo incontro con Gesù. L'ho detto all'inizio, lo vedrà Gesù, lo vedrà nella passione, lo incontrerà come uomo dei dolori, come ci dice Isaia, come colui che ha preso su di sé il peccato del mondo. Allora è interessante leggere tra le righe, e questa è forse anche la bella notizia di oggi, che c'è un cammino interiore che fa questo personaggio. Prima la confusione, poi l'inquietudine, poi il richiamo della coscienza e poi, infine, la ricerca. Il cercare di vedere Gesù fino a vedere davvero chi egli è, il servo sofferente, colui che ha preso tutto il male del mondo per redimerlo, anche il suo. Allora ringraziamo oggi il Signore che ci dona la possibilità di meditare questo cammino tortuoso di Erode Antipa, un cammino di vita, che può essere quello di tante persone che noi oggi possiamo incontrare nelle nostre strade, che sicuramente Dio prende a cuore, come ha preso a cuore quello di Erode Antipa e come prende a cuore quello di ciascuno di noi. Oggi allora pregheremo insieme per le persone che come Erode svolgono un compito di potere sui popoli con una coscienza inquieta, portando il peso anche di tanti innocenti che muoiono. E pregheremo anche per tutti quelli che cercano la pace del cuore, come qui ci appare Erode Antipa. E poi preghiamo per ciascuno di noi, perché anche noi, come tutti, cercando di vedere Gesù, non possiamo mai essere privati di questa vista interiore che viene non dal rimorso, ma da una coscienza pura, pulita, che ci permetta di vivere anche questo giorno con il cuore nella pace. Buona giornata.